Oh mio Dio ragazzi, voi vedete che questo piano era tutto studiato ai minimi dettagli? Sto capendo veramente pochi... Madonna, come faccio un incidente assurdo? Calma, niente panico. Samantha è stata rapita. Jasmine è in pericolo, ci sarà, c'è qualcosa che non va. Qualcuno ha rapito Jasmine e Samantha, ma la domanda è... chi? So cosa voglia fare questo pazzo maniaco con questo piede di porco in mano. Ciao a tutti ragazzi, qua è Omega e benvenuti in questo nuovo video della GTA 5 mod vita reale da bambino. Allora ragazzi miei, ci tengo a dirvi una cosa prima che inizi il video, ma questa è una cosa abbastanza seria, quindi non è una cacchiata insomma. E vi siamo stati inattivi 2 giorni, quindi non vi ho portato video, me ne sarete accorti sicuramente perché non avete avuto la notifica. Omega ha caricato un video. Sì ragazzi, perché forse alcuni l'avranno anche capito da Instagram, sto passando un brutto periodo della mia vita dove ho avuto un problema con una persona importante della mia vita e quindi sono veramente provato. Quindi se vedete che tipo i miei occhi sono strani, non è perché mi sono cannato come vorrebbe fare Ronaldo Junior, ma per altri motivi. Quindi detto questo e chiuso questo, ringrazio chi ragazzi mi supporterà e mi starà vicino perché ne ho bisogno, quindi grazie a tutti in anteprima. Bene, allora passiamo all'episodio di oggi e a quello che vedremo oggi. Adesso Ronaldo ha scoperto che Ronaldo Junior è stato rapito, quindi non so manco più parlare. Tensione, succederà il panico, quindi vedremo adesso cosa farà il nostro Ronaldo, come si muoverà e come si comporterà. Quindi guardate il video fino alla fine perché vedremo Ronaldo che cosa farà adesso. E a fine video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, quindi ragazzi guardate il video fino alla fine perché vi saluto. Trovate il mio Instagram qui, quindi se volete essere salutati, mi raccomando, passateci. Mi raccomando. Ok. Allora, ragazzi, guardate un po' la situazione che c'è qui con il nostro Ronaldo. Allora, come vedete, siamo tornati al parco che, insomma, il parco dove Ronaldo Junior è stato rapito, dove è successo tutto il bordello, no? Che Ronaldo Junior era nascosto dietro quell'albero ed è stato rapito. Quindi adesso vediamo Ronaldo, la sua reazione, ragazzi. Cerchiamo un po' di capire che sta succedendo. Allora, mi hanno chiamato i 3 amici di Ronaldo Junior dicendomi che Ronaldo Junior è stato rapito. E ho detto, come è stato rapito? Di nuovo? Perché era già stato rapito una volta, ragazzi, tanto tempo fa. E quindi adesso... mettiamo nei capelli, dici ora che cazzo devo fare? Perché in effetti ragazzi non sappiamo che pesci pelle. Infatti ho chiamato le guardie dell'FBI che erano con me a casa mia dicendogli guardate venite insieme a me e cerchiamo di risolvere questa situazione. Quindi stanno parlando tutti e 3 insieme, non ci sto capendo niente. Allora Albert mi sta dicendo che è stato rapito, Franzi sta dicendo che è scappato perché stanno giocando a nascondino e va a fare uno scherzo epico, mentre il suo amico Alex sta dicendo che secondo lui è stato rapito anche lui. C'è un po' di confusione perché non si sa se è stato rapito o se è scappato perché ha detto che stanno giocando a nascondino, ma da quello che stanno dicendo gli altri suoi 2 amici che stanno da dietro e stanno parlando con le guardie dell'FBI, mi stanno dicendo che molto probabilmente è stato rapito da qualcuno perché non l'hanno sentito e Ronaldo Junior non fa questi scherzi per giocare a nascondino. Cioè nel senso, sono passate un casino di ore, quindi non penso che Ronaldo Junior si fosse nascosto qui da qualche parte, ragazzi, abbia fatto uno scherzo. Quindi penso proprio che ci tocca indagare. Grazie ragazzi, grazie per avermi avvisato e cercherò mio figlio da qualche parte. Ora è una bella rogna ragazzi, perché non so Ronaldo Junior dove sia stato rapito. Sto sentendo un po' quello che hanno da dire le guardie con questa ragazza e anche con questo ragazzo, ma no, cioè in realtà c'è ben poco da fare. Più che altro non l'ho detto a Samantha, ragazzi, e aspettate un momento, ma Jasmine e Ronaldo Junior vivevano insieme, abbiamo sgamato la loro casa, non so se ve lo ricordate sicuramente. Quindi a questo punto dovrei avvisare anche Jasmine perché magari... Oh mio Dio ragazzi, vuoi vedere che questo piano era tutto studiato ai minimi dettagli per farmi venire qui con le guardie dell'FBI per cercare Ronaldo Junior? No, rimanete qua. Ragazzi, mi è venuta in mente una cosa assurda. Stavo pensando, forse siamo rimasti qui, ma a casa è rimasta Samantha da sola. Samantha, la nostra bella ragazza, e Jasmine da sole. No ragazzi, più che altro perché vi spiego quello che sta succedendo. Ecco, ho zuppato predetto, vabbè non mi interessa. Vi spiego quello che sta succedendo, quello che più che altro mi è venuto in mente. Quindi devo darmi una mossa. Quando Ronaldo Junior è stato rapito una volta dai terroristi, all'inizio proprio della serie, chi se lo ricorderà, saranno veramente in pochi, perché veramente all'inizio ragazzi, il loro piano era appunto di
distrarmi su una cosa per andare su un'altra. Quindi io non vorrei che Ronaldo Junior fosse stato rapito per arrivare a Samantha. No ragazzi, non credo. Cioè qui in realtà Samantha c'entra poco, perché abitiamo da poco insieme. Quindi ragazzi, sto capendo veramente pochi. Madonna, come faccio un incidente assurdo. Potrebbe essermi venuto in mente seriamente che sia Samantha che Jasmine potrebbero essere in pericolo. Mi è venuto questo pallino così all'improvviso, pensando Ronaldo Junior è stato rapito. Mi sono portato le guardie e tutto potrebbe essere un po' capovolto. Quindi devo cercare di sbrigarmi e tornare subito a casa. Ronaldo, da dove stai andando? Madonna, tipo, poi se ti vedi un poliziotto ti fa una multa da 10.000 euro solo per quello che stai facendo. Ok ragazzi, c'ho un brutto presentimento. C'ho un brutto presentimento. Ronaldo, corri ragazzi. Devo cercare Samantha. Samantha. Ok ragazzi, sto per entrare in casa e... Samantha! Ecco, era proprio quello, questo. Era questo quello che temevo. Ok ragazzi, calma, niente panico, perché il panico adesso ci sta al 100%, diciamo al 200%. Qualcuno si è introdotto in casa, ovviamente senza guardare dell'FBI, perché me ne sono portate dietro per poter andare a cercare Ronaldo Junior. E giustamente qualcuno ha ben pensato di venire qui a coppare la governante e il governante. E ovviamente ragazzi, Samantha non c'è. Quindi se la matematica non è un'opinione, questo è il colore nero, questi sono degli occhiali e il pianeta Saturno si allinea al pianeta Giove il 31 febbraio del 2018, già passato e non esiste, Samantha è stata rapita. Bene, ottimo lavoro devo dire Ronaldo, grandissimo, sei un bob. Però ragazzi, devo dire, l'abbiamo azzeccata. Cioè Ronaldo ha avuto la giusta idea. Il problema è che ragazzi, devo chiamare subito un'ambulanza per i governanti. Ma devo andare a vedere a Jasmine, perché secondo me qui qualcosa mi puzza. Non ho idea di quello che sta succedendo, ma secondo me anche ragazzi Jasmine è in pericolo. Ci sarà, c'è qualcosa che non va. La situazione sta andando un po' a perdita di mano. Sto prendendo il conto della sua situazione. Quindi non so precisamente cosa stia succedendo, ma ho un brutto presentimento anche per Jasmine. Siamo arrivati di fretta e furia a casa di Jasmine, cioè a casa di Ronaldo Junior, cioè a casa mia sinceramente, che questa è la casa che quel birbante di Ronaldo Junior ha fatto con i miei soldi. Allora ragazzi, io spero di sbagliarmi, ma spero Jasmine ci sia. Jasmine! Jasmine! Oddio, non c'è nessuno. Ecco ragazzi, a quanto pare qualcuno è stato qui. A meno che Ronaldo Junior non sia molto disordinato e Jasmine non ami lasciare le cose buttate per terra, qualcuno ha rapito Jasmine e Samantha. Ma la domanda è: chi? Perché? E è la stessa persona che ha rapito Ronaldo Junior? Quindi ragazzi, ora ci troviamo di fronte a un dilemma. Cristiano Ronaldo ha perso suo figlio, la donna della sua vita e la sua ex donna della sua vita. Quindi ragazzi, come vedete, le cose si stanno un po' complicando. Bene, chiamerò anche qui l'ambulanza, l'FBI. Insomma, farò fare un'investigazione a 360 gradi ragazzi, vi giuro, faccio fare un'investigazione privata all'FBI di quelle della Madonna, che il loro stipendio glielo alzo tipo a 1 milione al mese. Non me ne frega niente. Qui adesso chiamiamo tutti i servizi di emergenza possibile per cercare di risolvere questa situazione. Intanto chiamo la polizia. Insomma ragazzi, Ronaldo non sa da dove partire, non sa chi può essere stato. Non sappiamo niente, perché chi è che può essere stato a rapire mio figlio? Jasmine e Samantha. Ragazzi, la situazione si fa difficile, perché l'FBI mi sta dicendo che chi ha fatto questa cosa è un professionista, nel senso che sa cosa fa, sanno il loro lavoro. Questi due agenti che sono a capo dell'operazione, che fanno sempre parte dell'FBI, stanno dicendo che di non preoccuparmi. Beh, insomma, non preoccuparti, sono spariti mia moglie, mio figlio e la ragazza di mio figlio. Vabbè, fatto sta che comunque ragazzi, ho detto che andrò in fondo fino a questa situazione. Ho detto che non baderò a spese all'FBI, anche se siamo già amici con l'FBI, lo sapevate. E ho già detto di analizzare anche il minimo sputo, il minimo capello, la minima traccia di saliva, sangue, quello che è, agli agenti dell'FBI, della scientifica, e che andremo fino in fondo e cercheremo chi è stato. Anche i due capi qui al capo dell'operazione, capi, bello, mi stanno dicendo di non preoccuparmi e che andremo fino in fondo. E l'unica cosa che possiamo fare adesso è stare tranquilli e aspettare e di non preoccuparci di nada. Chi sarà mai stato a fare questo bordello, ragazzi? A rapire pure Jasmine e Samantha, sarà stata la stessa persona? Attenzione, perché a quanto pare ci sono degli svolti in questo episodio, dove possiamo notare Jasmine e Samantha, le ragazze che hanno segnato la vita di Ronaldo e Ronaldo Junior, ragazzi, a terra, stecchite, drogate, non so che cosa, non so da chi, ma vediamo in personificare una persona che ha una bottiglia di birra rotta in mano, non so che cosa ne voglia fare. Attenzione, perché, oddio, che cosa
Che cosa sta succedendo, ragazzi? Sto cercando di capire anche io con voi. A quanto pare il nostro misterioso assassino sta portando Jasmine alla punta, da qualche parte. Sta trascinando alla punta, da qualche parte, non so dove. Oh, Ronaldo Junior! Oddio! Allora... No, non è possibile, ragazzi. Quindi era tutto programmato. Cioè, se la persona che ha rapito Ronaldo Junior... E sappiamo chi è la persona che ha rapito Ronaldo Junior. È la stessa persona che sta portando Jasmine e Samantha alla punta, le sta trascinando, poverine. Ragazzi, non c'è dubbio, è stato esattamente lui, il fratello di Trevor. Bene, ragazzi, a quanto sembra non ci sono dubbi. Non so cosa voglia fare questo pazzo maniaco con questo piede di porco in mano. Non so che cosa stia succedendo, ancora il motivo non ci è ben chiaro. Ronaldo ancora non sa nulla di tutto questo, non sa che aver architettato tutto e fatto tutto è proprio lui, il fratello di Trevor, che ha organizzato tutto. E la cosa che mi chiedo è, ragazzi, Michael e gli altri sanno qualcosa di questo fatto qui? Perché non si sa come andrà a finire. Forse, ragazzi, mettete che finisce così la serie. Colpo di scena. Come ben sapete, lascio a voi i commenti. Quindi ditemi voi come vorreste che andasse a finire. Così sapete che li leggo. Il commento più spolliciato lo prendo in considerazione. Quindi, se il video vi è piaciuto, un bel pollicione in su. Commentate e ditemi se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella delle notifiche per non perdere il prossimo video, mi raccomando. Oh, raga, non potete vedere come va a finire. E come vi ho detto, ragazzi, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Voglio salutare Purgato Pasquale, Kiroval Official YouTube, Loki Jovi 37, Nice Long Boom e Roby Bulba. E che voi avete essere salutati su Instagram da me, potete avere la possibilità di farlo come per loro nelle ultime 5 notifiche. Venite a seguirmi su Instagram, cercate Real Anthony, lo trovate sia qui che in descrizione. Quindi mi raccomando, ragazzi, fate come il fratello di Trevor, che Travis mi viene a seguire su Instagram anche lui. Guardate che faccia da maniaco pazzo scatenato. Ottimo, direi. Bene, quindi direi che per questo video è tutto, ragazzi. Ci sentiamo al prossimo video. Grazie ancora a tutti per la visione. Come cazzo, ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!